Sono col dottor Fausto Scientanni, direttore dell'azienda Gian Attasio Nocciole, in realtà direttore generale, quindi a lui fa capo tutta la produzione, la selezione del personale. Ecco, io ero proprio curiosa di capire come funziona un'attività d'eccellenza come questa, qual è la sua organizzazione e la sua mission. Noi abbiamo come strategia dell'azienda quella di dirigerci esclusivamente alla qualità. Quando parliamo di qualità, parliamo di una qualità generale, non solo relativamente al prodotto finito, ma alla qualità del servizio, del lavoro, dello stato di benessere del personale e di tutto quello che ne consegue. Di conseguenza abbiamo questo genere di mentalità che siamo certi a lungo andare ci darà dei grossi risultati. Sulla produzione vera e propria, questa è un'azienda di trasformazione, allora sì. È interessante, credo, conoscere quali sono le fasi di lavorazione e trasformazione della nocciola. Le fasi non sono complicatissime in verità, anche se nascondono, come tutte le produzioni, dei piccoli segreti del mestiere. E noi in questo senso dedichiamo molto tempo relativamente alla ricerca di soluzioni che possano salvaguardare in qualche maniera gli aromi, i profumi di cui la tonda di Giffoni è già di per sé ricca. La tecnologia non è molto complessa, tuttavia richiede un'attenzione, una manutenzione particolare, richiede un grandissimo livello di igiene, perché contiamo e ci sentiamo responsabili in ogni caso di questo prodotto anche quando va al consumatore finale, perché in un gelato ci va la nostra pasta di nocciole. Questa è un'azienda giovane ed è molto bello vedere anche nello stabilimento proprio la presenza di molti giovani. Sì. Volevo capire, questo tipo di imprenditoria proprio sì. Centrata sulla valorizzazione del prodotto tipico e sulla manodopera giovanile è una scommessa vincente? Sì, sicuramente. In effetti loro sono, come dire, un focolaio di idee, di nuove proposte. Ed è da loro che parte la ricerca e la realizzazione di nuovi prodotti, proprio perché conoscendo quello che i giovani e anche un po' i meno giovani chiedono sul mercato, noi ci dirigiamo appunto in quella direzione. Infine ero curiosa di conoscere un po' i dati della presenza dei noccioleti qui nel territorio della Valle della Nocciola di Giffoni. Ci sono circa, dagli ultimi dati, 3.000 ettari a produzione nocciolo tonda di Giffoni, che in pratica determinano una grossa presenza della tonda di Giffoni non solo sul mercato nazionale ma su quello internazionale verso cui noi intendiamo dirigerci. Quindi davvero una grande produzione, quella dei Monti Vicentini, che poi riguardano un territorio davvero molto ampio e comprende tanti comuni della provincia di Salerno, e tutti quanti insieme poi ricevono questo marchio IGP, quindi che sta proprio a sancire la denominazione protetta, l'origine protetta. Sì, infatti c'è un disciplinare della UE che determina le zone di produzione identificando precisamente i comuni e quindi con tutte le loro coordinate in cui i noccioleti presenti possono essere identificati come tonda di Giffoni IGP.